thank you Oggi cari amici di Telegarda appassionati di dialetto, puntata che definisco variegata, pensate un po', variegata perché? Perché vago de Kim, po' de la, un po' su, un po' zo. un po' di tutto però sempre a livello didattico, ecco mi raccomando oggi non ho ospiti e quindi vi prego chi è interessato attualmente di seguire quello che vado a dire. Naturalmente un caro saluto a tutti. Sempre mi auguro in buona salute, sempre interessati a questa trasmissione. Oggi, appunto, vi dicevo puntata didattica variegata, vi faccio notare questa curiosità che spesso, passando dall'italiano al dialetto, eh, cambia l'accento tonico, cambia la posizione dell'accento tonico. Voi vedete adesso appunto sul teleschermo questi esempi. Vi dico una frase in italiano, mi piace godere il sole che tramonta, o anche mi piace godere del sole che tramonta, ma anche mi piace goder del, il sole che tramonta, godere o godere. Ecco, voi vedete che in questo caso in italiano l'accento tonico cade appunto sulla penultima e, godere, goder, in questo caso sull'ultima perché c'è una e sola. Adesso la trasformo in dialetto, no, ve lo faccio notare perché qualche tempo fa mh, ho assistito ad una recita di appunto poesie dialettali e purtroppo eh, in questo caso l'accento veniva pronunciato in modo scorretto, perché? Perché vedete se lo trasformo in dialetto diventa me piace non più goder ma me piace goder il sol che va zo". ecco perché tramonta l'ho trasformato in che va zo", è un modo di dire. Quindi non, non più goder, ma goder. Mi piace goder il sol che va a Sizzò. Andiamo avanti un altro esempio. Mi piace vedere o vedere i bambini che giocano sull'altalena. Vedere, vedete, in questo caso appunto, l'accento tonico come godere cade appunto sulla penultima E, che poi sarebbe la penultima sillaba. Vedere è la penultima. Vedere. Re è l'ultima, de è la penultima. Le parole in questo caso si chiamerebbero parole piane, quando l'accento cade sulla penultima. Ve lo traduco in dialetto. Non, non posso più dire me pias veder, no? Me pias veder. Vedete, in questo caso l'accento tonico cade sulla prima e, naturalmente accento fonico chiuso. Me pias veder i puteloti che, che zuga sulla... Zinzola, Beh, questo termine zinzola, bello, eh? con la I accentata. E questo è un primo esempio, appunto. Vi dicevo che spesso, passando dall'italiano al dialetto, l'accento tonico cambia di posizione. E questo, bisognerebbe tenerlo presente quando si leggono dei versi dialettali. Ho sentito dire, appunto, me piace goder il sol che va si zo. No, me piace goder il sol che va si zo. Me pias veder, non veder, me pias veder i putelotti che zuga sulla zinzola. Andiamo adesso invece ad altra curiosità, questa riguarda il suono sonoro o sordo, io non uso mai questi due termini, uso suono dolce e suono duro, so che non è proprio un linguaggio appropriato, però io preferisco dire, usare questi termini che uso per tutte poi le, 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 le certe lettere. Ecco, per esempio, guardate in italiano, la parola zitto diventa, vedete, perde la T, ho detto che quasi tutte le parole con i raddoppiamenti, appunto i raddoppiamenti li perdono, ecco, diventa, ecco, non più zitto, con la Z, vedete, sonora, dolce, ma diventa sito, sta sito, fa sito, mentre in italiano sarebbe zitto, con la Z sonora invece, sito. La Z diventa suono duro, suono sordo, quindi da Z sonora a Z sorda, da Z dolce a Z dura. Ancora un altro esempio. La parola zendro, zendro. Ecco, se io pronuncio zendro e con la E larga, aperta, il zendro, me zendro vuol dire genero e quindi suono sonoro, suono dolce. Se cambio il suono da sonoro in duro o sordo, la parola diventa sendro. E vedete, l'altra era zendro, quella è aperta, qui diventa zendro, non solo quella è chiusa, ma con la z dura, sorda. Chiaramente cambia anche il significato, perché mentre zendro è il genere, mezendro, la sendro è la cenere, quindi col suono duro, sordo mandiamo ma ancora. Imafat, la pesada della legna, dela, non con due L come l'ho pronunciato, eh, Imafat, la pesada della legna. In questo caso pesada, sentite un bel suono sonoro, dolce, pesada. Perché? Perché se io ci metto le doppie, le due S, diventa ogata na pesata nella fita. Cioè ho gattà, ho trovà, ho trovato un pesciolino hm, nella fitta, nella roggia. Ecco, quindi in questo caso vedete come cambia. C'è gente, per esempio, che dice che pesata, nel senso di pesce, dovrebbe andare scritto con un S. Ma se va scritto con un S si pronuncia pesada. O pesata, anzi, pesata. Pesata, eh, quindi... Cambia un po' il significato. Quindi, ecco, i raddoppiamenti, vi dicevo prima, che nel dialetto quasi tutti si eliminano. Ecco, bisogna stare attenti invece quando ci sono le S, le S, le Z, crozzi, professor, non posso dire professore. Quindi, attenzione ai raddoppiamenti delle S e delle Z. Spesso i raddoppiamenti si mantengono in dialetto. Quindi, attenzione agli accenti tonici, Attenzione alla pronuncia di alcune lettere, attenzione ai raddoppiamenti. Vi dicevo che era una puntata variegata: salto di qua, salto di là. Ecco, salto di là adesso perché? Salto di là. Perché l'altro giorno una signora mi ha fermato per strada e, credendo che io fossi, io non, ho sempre detto che sono l'ultimo arrivato in campo di Aletale, quindi so per quel. So perché sono cresciuto col dialetto, non è che ho tutto il vocabolario del Fox, tutto il vocabolario dell'Iseo Fava. Ma Comunque, questa signora mi dice c'è la parola fochera da cui focherada. Allora, io ho cercato sul dialetto dell'Iseo Fava, sul dialetto, sul vocabolario dialettale di Fox. Queste parole non esistono. Fochera, focherada non esistono. La signora mi diceva che per lei fochera, te sei una fochera, vuol dire sei una persona vestita in modo eccentrico, strano, da cui focherada o fatna focherada o fatnazione strana, stramba. A questo punto cosa dovevo fare? Ho contattato Elio Fox, che si dimostra, devo dire, molto eh, mi, mi aiuta molto, insomma, molto sensibile, molto attento a quello che faccio. E naturalmente ho bisogno spesso delle sue sollecitazioni, dei suoi interventi, dei suoi consigli. E ho chiesto appunto, ma esiste la parola fochera? Focherada? Bene, lui che conosce, pensate un po', ben 38 vocabolari di Aletali Trentini, 38, non trova questa parola fochera. E nemmeno focherada. Dice a dir la verità, ho trovato in Val di Fieme la parola fogada. Eh, che non ha fogada focherada assomiglia ma insomma sono un po' diverse. Però in Val di Fiemme fogada vuol dire una cosa fatta male. Siccome dicevamo che focherada è un'azione fatta strana, in modo strambo, fogada è cosa fatta male, azione fatta male, sembra che ci sia un po' di vicinanza. Comunque, quindi ripeto, fochera focherada non troviamo. Se qualcuno sa meglio spiegare questi due termini è pregato, e naturalmente il suo consiglio e il suo intervento è molto gradito, è pregato di farsi sentire appunto a telegarda. Adesso salto deno da un'altra banda e mi è capitato in mano e lo vedete penso sul teleschermo, <coughs> ma l'ho già accennato tempo fa. Non so se ricordate, c'è stato un periodo che con la Bice, la mia collaboratrice Sette Stelle, eh, abbiamo trattato, grazie ai suoi versi, i veci misteri. Eh, i vecchi misteri non misteri, i eh, misteri con le chiuse, cioè i vecchi mestieri, i vecchi lavori artigianali e ogni lavoro artigianale dal moleta al materaser al calier al marangon al ferrer li abbiamo trattati grazie ai versi della bice perché la bice ha saputo presentare questi vecchi misteri con i suoi versi e quindi avevo letto alcuni versi che presentano questi vecchi e avevo detto che Frate Indovino, il famoso Frate Indovino appunto, eh, il calendario, quest'anno ha dedicato appunto il numero del calendario ai vecchi misteri, cioè ai vecchi mestieri. Voi vedrete adesso appunto sul teleschermo una foto, appunto un'immagine meglio tratta da quel, eh, da quel Frate Indovino. Quindi... Mi fa piacere che vengano ripresi i veci misteri che noi, in qualche modo, in modo molto modesto, abbiamo cercato di ricordare però con i versi interessanti e, devo dire, puntuali, precisi, della bice. Bene, adesso faccio un altro salto, perché l'altro giorno mi è capitato, siccome mi, mi piace ogni tanto mettere a confronto il dialetto trentino con gli altri dialetti, non solo regionali, ma anche extra-regionali, mi è capitato in mano una poesia, della parte meridionale del lago di Garda eh, fra l'altro mi permette di ricordare che a Casteletto di Berenzone abbiamo il Livio Parisi appassionato di Floriani di dialetto trentino, Rivano presidente dell'associazione Floriani ve lo ricordo non smetterò mai di ricordare che da qualche mese è nata questa associazione e coloro che sono interessati vengano, si iscrivano perché vogliamo fare tante cose, però, per fare tante cose abbiamo bisogno di aiuto, a parte l'aiuto economico che andremo a cercare, perché il 28 aprile, sapete, prossimo, è il 50 anni della morte di Floriani. Insomma, abbiamo in mente, stiamo lavorando ad un libro, stiamo cercando di organizzare, è un sabato, il 28 aprile dell'anno prossimo: è un sabato, vogliamo organizzare su a Rifugio San Pietro, vicino alla Baita di Floriani, appunto, una grande manifestazione per ricordare il poeta. Poi naturalmente ci sono altre iniziative, si sta organizzando qualcosa nelle scuole elementari di Varone, sempre sul dialetto. Abbiamo un, un, un filologo, uno studioso di filologia che sta facendo un interessante lavoro di ricerca su una poesia di Floriani, che Floriani ha scritto in ben tre momenti diversi, Montagne e Trentine, quindi sarà interessante vedere cosa dice Francesco Valese, ecco lo nomino anche su questo suo lavoro interessante riguardo alla poesia 3D. Quindi sono partito dalla, dalla poesia del basso Garda per ricordare Livio Parisi, per ricordare l'associazione, per ricordare tutto quello che stiamo facendo. Abbiamo bisogno di aiuto, quindi non solo aiuto economico, anche, ma aiuto proprio materiale, manuale, quindi coloro che sono interessati al dialetto si facciano vivi qui a Telegarda per iscriversi all'associazione. E ho trovato questa poesia che vi leggo, naturalmente è un po' diversamente eh, è diversa da, 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 dal nostro però mi serve così per proporre la vostra attenzione sgorgò l'acqua fresca dalla fontanella e con la calura dell'istale è ideale per rinfrescarsi un po si capisse però è scritto in modo proprio Na con la bocca e bere in gusì finché sa senti un piacere de fresco rinfrescarsi la faccia e dopo ripartirsi un po' rifocilacci eh? Non serve che ve la spiego perché l'avete capito, però ci sono alcuni termini veramente. Intanto, sgorgo l'acqua fresca dalla fontanella, sgorgò, sgorga l'acqua fresca dalla fontanella e con la calura degli stalle per, per rinfrescarsi un po'. Nasota, secondo me, andare sotto, nasotto con la bocca e bere in e bere un goccio finché, sa sente un de fres, finché si sente un piacere di fresco rinfrescarsi la faccia, rinfrescarsi la faccia e dopo ripartir e poi rifocilarsi, rinfrescarsi la faccia e poi ripartire rifocillati, cioè pieni di acqua che ti rinfreschi. E quindi un altro aspetto di questa puntata variegata. Andiamo adesso agli ultimi due. Intanto cioè, ho trovato un curioso, una curiosa storiella in dialetto. Datata, pensando un po', 6 de Mars 1954. Na gita, sentite che bella. Domenica, e la vedrete naturalmente sul teleschermo, Domenica semnai alla Madonna de Monteberico a domandargli la grazia per me sorella, che l'è maridata da cinque anni e non la gagna ancora puteloti. Avem prega, ma e tornai a casa. Ma, o che avem prega mal? o che non è sen capidi con la Madonna, fatto sta che Gavignou la panza all'altra mia sorella, che non era neanche Maridada. È bella, no? Curiosa sta, sta, sta storiellina qua che ho trovato. Quindi mi raccomando, quando andate a raccomandarvi alla Madonna e ai Santi, cercate di fare la, le raccomandazioni chiare e puntuali che non scambino le persone. Eh? È andata per chiedere la grazia a una sorella e resta incinta l'altra sorella, che non era neanche Maridada, fra l'altro. Quindi che, sta, che sarà di mezzo lo spirito santo. probabilmente. E adesso andiamo alla fine, quindi puntate veloce, un po' di qua, un po' di là, un po' di su, un po' di zo. Finiamo con questo vocabolarietto. Allora, balengo, balenga, te senti po' balengo, te senti po' balenga, vuol dire svogliato, strambo. La fogliarola, ecco, è la pianta dello scotano. Ecco, importanti queste piante nel passato perché servivano le foglie per conciare le pelli, lo scotano, ed erano anche, era proibito tagliare queste piante. Grep, ecco, è un nome, vuol dire lo sporco, il sudiciumo, te sei pien de grep, te, te sei pien de sporco, de, sudicime, de sudiciume, te sei in anche. Patok, ecco, questo è un avverbio completamente, ad esempio si dice, le mars patok, cioè è marcio completamente, è completamente marzo, mars patok. Petar, con l'accento o senza accento, petar vuol dire affibbiare, mettere. To petam bel peom, in quel posto, no? To petato, affibbiato. E il petum, ecco il petum, spesso appunto, i, nelle case di una volta, c'era il petum, cioè era il cemento, c'erano le piastrelle, c'era il cemento. Ma il petum vuol dire anche il selciato. Oggi vuol dire anche il catrame, eh? quando eh, mi ha messo un po' de petum, nel vialet Zode Casa potrebbe voler dire anche il Catram. Spizzegim eh, avere un pizzicore eh, alla gola. Poi strafugo, strafugo di nascosto. Sonade strafug, a robarghe eh, le ampomole al mevisin de casa, quindi sonade di nascosto, strafugo, strafugo. Poi c'è lo stross lo stros è il gambo di mais del grano turco, ma si indica anche un bastone. Damen stros, che dà una bastonà. Ecco, quindi stross, gambo di mais, bastone. Ecco, attenzione adesso a questo termine. Vayup, mi piacerebbe sapere quanti ricordano questo termine, Vayup. Ma sul dizionario di Liseo Fava, Medigo non c'è, c'è sul vocabolario di Fox. Vaiup dice miscuglio, garbuglio. Però io, Vaiup, l'ho sentito proprio dalla mia sposa quando un giorno che dovevamo mettere assieme della roba lì, era poca, e dice: eh, Dobbiamo fare bella figura, mettiamoci qualcosa in più, fente in Vaiup, cioè si fa un miscuglio per rendere quel qualcosa più, non so più visibile, più grande, quindi il vaiup, fan vaiup, cioè tu vuoi regalare non so dell'insalata ad una persona ma è poco, allora che fai? che Met metti su un po' de spic, un po' de salvia, te fai su un vaiup. Ecco, mi piacerebbe sentire se questo termine è presente nelle menti di tante persone, in qualche vecchio, in qualche vecchio, come me, ma anche con qualche anno in più, probabilmente questo vaiup. Se lo ricorda, è un termine che è uscito proprio l'altra sera con mia moglie parlando del Vaiup, miscuglio, garbuglio secondo Elio Fox. E poi concludo con Zabarela. Ho parlato all'inizio di Balengo Balenga, svogliato, strambo, Zabarela, te sei in Zabarela, sei un poco di buono, sei poco affidabile. Bene, io direi che sono arrivato veramente alla fine. Avete una puntata veloce, variegata, come l'ho detto prima, eh. Come quando se va a torre in gelato, se vuoi il gelato variegato, un po' bianca, un po' rossa, un po' verde. Ecco, anche questo vedete, sono saltato di qua, di là, del su, del zo e un po' di tutto. Ecco, naturalmente, vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi aspetto alla prossima puntata. Ricordando che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ciao e arrivederci.